Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa semplicissima e velocissima stola o maxi sciarpa che io ho deciso di chiamare Stola Black Panther. Il filato che ho scelto per realizzarlo è il filato morbidissimo e caldissimo della Mistico Filati linea velluto, che se ricorderete ho già lavorato la settimana scorsa per realizzare il cardigan. Quella volta ho usato un colore del blu, questa volta ho optato per il colore del nero e del marrone. Vi ricordo che è 100% microfibra e che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 70 metri. Per poter realizzare la stola io ho utilizzato appunto i due colori, che sono il 14 che è il nero e il 3 che è il marrone, e ho utilizzato un totale di 4 gomitoli, 3 neri quindi 300 grammi e uno marrone quindi 400 grammi, che ho lavorato con i ferri del numero 7. In descrizione vi lascerò il link della merceria Coletti, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, e addirittura potete richiedere, se volete, la spilla che mi vedete indossata, che è questa forma di libellula, e c'è sia in questa tonalità del nero che con la tonalità del panna. Ma naturalmente la merceria ha a disposizione moltissime altre spille, quindi se volete qualche spilla particolare chiedete, in modo tale che Petra vi possa mandare le foto e possiate scegliere una spilla da abbinare alla vostra stola o maxi sciarpa. Io in questo momento indosso la spilla perché comunque ho messo la stola come una ho messo questa lavorazione come una stola e non come una maxi sciarpa. Come vi stavo dicendo, io ho lavorato con i ferri del numero 7 e ho lavorato qua, la lavorazione si ottiene ripetendo 5 giri. I primi 3 sono semplicissimi, gli ultimi 2 sono un po' più complicati, quindi chi ha le prime armi potrebbe trovarla un po' difficile, ma vi posso assicurare che bisogna solo prenderci la mano e poi la lavorazione verrà da sé molto velocemente. E infatti io per realizzarla ho impiegato circa 6 ore ed è il motivo per cui ho inserito la stola nella lista regali di Natale, perché chi è veloce con i ferri lo può realizzare in una giornata e quindi regalarlo subito a qualche persona cara. Nel video tutorial io vi mostrerò come fare questi giri in un piccolo campione, in modo tale da lavorerò con il marrone in modo tale da farvi vedere bene ogni ferro come si lavora, invece di partire con il nero, perché io comunque sono partita con il nero, mentre nel video con il campione l'ho realizzato in marrone. E alla fine vi verrà fuori una stola abbastanza forata, ma vi posso assicurare che tiene caldissima e quindi la lavorazione forata non farà disperdere comunque il lavoro, perché questo filato è un filato comunque doppio, è un filato molto morbido ed è appunto questo effetto pelliccia, quindi dà molto calore. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, desiate realizzarla. Un'altra cosa che ho detto, in descrizione vi lascerò anche le misure, perché la mia stola è larga 40 cm, ma in questo momento non mi ricordo più quanto è lunga, ma in descrizione ve lo dirò e comunque lo dico anche a fine del video. Quindi se la realizzerete, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul mio blog www.uncentandoconelsa, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola io ho deciso di utilizzare i filati della Mistrico Filati linea velluto, che vi ricordo che è 100% microfibra effetto velluto, e lavorerò utilizzando due colori, questo nero che è il numero 14 e questo marrone che è il numero 3, e lavorerò con i ferri a maglia del numero 7. Siccome la stola sarà maggiormente in nero, quindi io avvierò il nero, il campione con cui realizzare il nostro motivo ve lo farò vedere con il colore marrone, in modo che sia per voi più facile capire i vari ferri da lavorare. Ce ne sono 5. I primi 3 sono molto semplici, gli altri 2 un po' più complicati, ma semplici anche quelli, ve lo posso assicurare. Bisogna solo prenderci mano. Quindi ripeto, io utilizzerò due colori, i ferri del 7, e vi farò vedere il piccolo campione con cui realizzare il nostro motivo, che naturalmente poi vi dirò quante maglie io ho montato per poter fare la stessa mia larghezza e quanto mi è venuta lunga alla fine tutta la stola. Allora, come vi ho detto, io vi mostrerò il motivo lavorando su un campione. Io ho montato 12 maglie. Nella stola vera e propria io inizierò con il nero e monterò 38 maglie. Non la voglio molto larga, voglio più che altro che sia più una sorta di sciarpone coprispalle, più che una vera e propria stola. Quindi 38 maglie vanno bene. Se voi la volete fare più larga, vi consiglio di tenere presente che il motivo che andremo a fare si realizza su un multiplo di 2. Quindi se dovete farlo più largo, dovete andare a aumentare, tipo facendo 40, 42, 44 maglie. Detto ciò, io ho montato le mie 12 maglie e lavorerò con i ferri numero 7 e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare
tutte maglie a diritto. Quindi una, vado a realizzare tutte le maglie a diritto. Vi ricordo che io sto lavorando su un campione di 12 maglie, quindi tutte le maglie del primo giro vanno lavorate a diritto in questa maniera. Terminato il primo giro, vado a fare il secondo, che è uguale al primo, quindi significa che io vado a fare di nuovo tutte le maglie a diritto, quindi una, due, lavoro tutte le mie maglie a diritto in questa maniera. Quindi continuo a lavorare tutte le maglie a diritto. Terzo giro, e che è quello come vi ho detto i semplici, vado di nuovo a lavorare tutte le maglie a diritto, quindi di nuovo vado a lavorare tutte le mie maglie a diritto in questa maniera. Quindi i primi tre ferri bisogna sempre solo lavorare tutto a diritto. Scusate, si è annodato il filo. Terminato anche il terzo giro, andiamo a fare il nostro quarto giro, che consiste nel realizzare la prima maglia a diritto. Mi passo il giro, devo fare una gettata però sul rovescio, quindi mi passo il filo su davanti, lo faccio rigirare intorno al ferro. Quindi ripeto, devo fare un gettato, ma dovendo lavorare poi al rovescio, lo faccio al rovescio in questa maniera. E adesso lavoro due maglie alte insieme al rovescio. E devo fare questo, quindi gettato e rovescio, sempre per tutto il mio quarto ferro. Quindi io vado a fare un gettato a rovescio, prendo due maglie a rovescio e le lavoro insieme. Ancora gettato a rovescio, prendo le due maglie a rovescio e le lavoro insieme, sempre a rovescio. Ancora maglia gettato a rovescio, due maglie insieme lavorate a rovescio. Ancora gettato a rovescio, due maglie insieme a rovescio e termino il mio ferro andando a fare una maglia a diritto. Quindi questo è il nostro quarto ferro. Quinto ferro, mi giro e vado a fare una maglia a diritto. Questo è il ferro più complicato, quindi mi raccomando, nel senso per la lavorazione non è complicato, dovete tenere bene fermi i fili. Lavoro la mia prima maglia a diritto e adesso vado a fare un gettato a diritto, quindi vado a fare un gettato. Prendo un gettato e la maglia a diritto insieme, quindi vedete, questo è il mio gettato, questa è la mia maglia, li prendo insieme e li lavoro a diritto. Questo è quello che faccio per tutto il mio quinto ferro, quindi un gettato, prendo il gettato e la maglia lavorati insieme, li lavoro a diritto. Quindi gettato, vado a prendere sull'altro ferro il gettato e la maglia a diritto, li lavoro insieme. Ancora gettato, prendo le due maglie, il gettato e la maglia insieme, li lavoro a diritto. Gettato, prendo il gettato e la maglia e la lavoro a diritto insieme. Termino facendo una maglia a diritto. Questi sono i ferri che andremo sempre a fare. Io adesso rifaccio il primo per farvi vedere un attimo la lavorazione. Quindi devo ricominciare dal primo ferro e quindi vado a lavorare di nuovo tutte le maglie a diritto. Quindi anche i gettati io li lavoro a diritto e io sto rifacendo il mio primo ferro. E poi di nuovo lavorerò il secondo con tutte le maglie a diritto, lavorerò il terzo con tutte le maglie a diritto, poi lavorerò il quarto dove farò la prima maglia a diritto,
gettato a rovescio e prenderò due maglie a rovescio lavorandole insieme e terminerò con una maglia a diritto, mentre il quinto giro farò una maglia a diritto, gettato sul diritto, prenderò insieme il gettato e la maglia a diritto, le lavorerò insieme e farò una maglia a diritto. Quindi questi sono i motivi, i 5 giri che andremo a ripetere per tutta la nostra lunghezza. Vi ricordo che ho montato 38 maglie e vi dirò dopo quante volte ho ripetuto il motivo e andrò a cambiare colore. Voglio che la mia stola sia soprattutto nera, quindi secondo me lavorerò almeno 7-8 motivi con il nero e poi passerò con quello marrone dove lavorerò meno motivi, ma devo ancora decidere. Ho terminato la lavorazione, vi voglio far vedere come viene quando si lavorano i ferri. Vedete, viene questa parte dove qua ci sono due, si vedono due fili a rovescio, qui uno solo, e questo è il punto rete che si vede in mezzo. Questo si ottiene lavorando sempre i 5 giri che vi ho mostrato prima. Allora, io ho lavorato facendo 10 motivi e poi dopo il decimo motivo, quando dovevo ricominciare dal primo ferro, ho cambiato lavorando il marrone e ho lavorato 4 motivi, quindi di nuovo 10 con il nero, 4 con il marrone e infine di nuovo 10 con il nero. La stola mi è venuta larga 45, lunga 150 cm e per me va benissimo perché, come vi ho detto, io voglio che sia più una sciarpa che una stola, quindi per me va benissimo averla realizzata così. Voi naturalmente potete farla più lunga e più larga, come preferite. Il motivo è molto semplice, dà la stola molto movimento perché è forata, ma comunque il filato è bello pesante, quindi viene bella calda e anche poi è velluto, quindi al tocco è veramente uno spettacolo.